immagina Cannavacciuolo che fa serata. Allora, vogliamo fare con le mani? Ma tu... Vogliamo ballare? Vogliamo fare un po' così? Attaccato con Cannavacciuolo, cazzo. Allora, assaggiamo. Pum, pum, pum. Allora, prendi il pomodoro. Sì, lo fai uguale, non sei del sud. Anche al limite, nel limite. Allora, pigli il pomodoro, fai tutto taglio. Pintus mi faceva molto ridere quando faceva Cannavacciuolo, c'è stato un momento in cui ho tremato. Allora, prepariamo, prendiamo un poco l'ingrediente chilometro zero. Ho dovuto spegnere anche le orecchie, oltre che i muscoli. Tagliamo, ai. Guarda, non ci abbiamo spicci. E comunque no, devo dire veramente onore a tutte voi donne, perché avete resistito sempre in tutti i miei cambi, avete visto anche mezzo nudo lì, nessuna di voi mi ha fatto delle avance. Questo dimostra che siete delle grandi professioniste. È la prima volta che lo faccio, siccome sono appassionato di mentalismo e sono un grande fan di un mago che si chiama Mago Lioz, che ha visto come faccio i suoi numeri. Mi ha mandato anche un biglietto scritto da lui in persona dove mi dice: tu sì che sei un mio addetto. Ecco qua, tu sì che sei un mio addetto. You yes, that is my other. Io comincerei con così, con questo numero qui. Allora metto la, faccio partire la musica, scusate. Sforzo fisico, diciamo, muscolare, di tentare di mantenere la bocca almeno orizzontale. Faccio ripartire la musica perché è un altro. Ok. La mia strategia per trattenere la risata è il male fisico. Con Lillo mi sono scarnificata il braccio. Vabbè. No, ragazzi, no! Belle doppie, bello. Egli è in difficoltà, eh? Sono arrivato al limite massimo della sopportazione quando alzava la pattumiera. Adesso faccio ripartire, ce n'ho un altro che è strepitoso. Elio, ma secondo te è un gioco di specchi? Io non lo so, so solo che c'è il trucco perché... Bello. A vederlo così sembra facile vederlo, ma... Bravo! Nuda, bravo! Cioè, potevo andare avanti un altro po', però mi è caduto. Vabbè, cose che cambiano. Ma da dove li tiri fuori? Ha fatto il cretino, ma non più di quanto poi non faccia fuori. E quindi credo di volergli bene. Prende la bolla e io a Elio mi pare che gli ho detto: Elio, ma dov'è finita quella bolla? Beh. Non lo so come ha fatto a resistere. Lillo, sei un genio. Ce l'ho fatta. Ci tengo sul serio, una cosa seria, perché no, perché non è un luogo comune questo del
profilo migliore e peggiore. Il profilo migliore mio è questo. Sì. Questo qua, lo vedi? E il peggiore è quest'altro, che è questo. È vero, cazzo. Sì, è molto peggio. Capito? Io riderei subito questa cagata. A me mi fa ridere. Sono delle cagate che a me mi fanno ridere. Quindi è vera questa storia che... Sembra come se tu avessi una paresi. No, ma fruttare non si vede, capito? Però certo. Vedi... No, ma adesso però ce l'hai anche da questa parte, però. Ce l'hai sia da questa parte che dall'altra. Delle volte mi confondo. No, lì sulla paresi sono morta. Quella è stata una cosa che Lillo mi ha ucciso. Ragazzi, ragazzi, esibizione di Elio che rischia di essere un momento falce. Cari amici, siccome, come vi ho già detto, io non sono qui certamente per vincere, ma sono qui con un occhio al mio percorso artistico, mi esibirò ora in un brano che è una specie di medley o mélange di musica e balletto. Potete andare con la base. Giro, giro. Troppo divertente. Ma io posso farvi una mia performance di imitazioni? Oh, dai. Che non abbiamo, bravissimo. Bravo! Vi avviso, se ci tenete a vincere questo gioco, cercate di non ascoltarmi perché potreste ridere. A cazzo. Allora, questa è l'imitazione di un uomo di 30 anni che ancora non ha imparato a leggere l'orologio. Quello lì con le lancette. Però ci prova. Potresti chiedermi che ore sono. Che ore sono, scusi? Le 3? Cioè, con il punto di domanda, interrogativa? Oh, guarda Ciro, Mara, ti sta trattenendo forte. Questa è la mia imitazione di Topolino che va a farsi un esame della prostata. Oh! Questa è la mia imitazione di un prete senza braccia. In nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, amen. Dio, quanto è divertente. Questa è l'imitazione del fratello di Massimo Troisi. Mio fratello era davvero una persona straordinaria e un gran comico. Madonna, uguale, bravo. Pazzesco. Bravo. Bravo. Il fratello di Massimo, cioè come ti viene il fratello? Poi sto lavorando a questo personaggio. È un robot che viene sulla Terra, ha sembianze umane e non deve farsi scoprire che è un robot, ma è un coglione. E si chiama Roborto. E non c'è nessuna attinenza tra il nome Roberto e la parola robot. Fortissimo. Io vorrei lasciare la stanza. Aspetta, dagli tempo che cresce. Quando fanno cin cin, sai che fa Roberto? Gli scappa sempre. A morte gli umani, volevo dire cin cin. Ma no, beh, ma è geniale. Ma perché fanno? È perché loro gesto, si però pensano che è da umani. E se tu ti avvicini alla mano, sai che senti? Elio, chiedimi che ne pensi di Alexa, Roborto? Che ne pensi di Alexa? MC, cioè è un tipo. Bellissimo. Chiedigli, Elio, che cos'è l'amore, guarda che fa. Guarda. Che cos'è l'amore? Ah. A 56 mega. Bella questa. Bravo, bravo. Ecco, questa qui è una sorta di esibizione barra televendita. È un water mobile. Ho creato io questo hybrid toilet. Ibrido perché? Perché funziona sia per elettricità che anche attraverso una rielaborazione del contenuto che viene, diciamo, emesso ogni tanto. Toilet hybrid, che solo gli invidiosi chiamano cessi a pedali. Attenzione,
Toilet Hybrid. Vantaggio neanche doppio, triplo, perché tu non ti fermi più neanche all'autogrill o non devi più andare in bagno, no? E addirittura la tua velocità aumenta, anche se temporaneamente, grazie proprio al riutilizzo del materiale contenuto nella tua... ancora non sono molto brava. Elio. Se volete fare un giro... La carta davanti è pratica? Sì, anche perché metterla dietro... era un po' impossibile. Vado? Vai. Ragazzi, vado? Vai tranquillo. Esatto. E come fai se devi andare a prendere i bambini, per esempio, a scuola? Cioè, dove li metti? Guarda, temporaneamente ne puoi infilare uno solo dentro al water. Sì, bebè. Sempre che... Cosa sta facendo quello? Pazzito. Bello comunque, Elio. Salve! Lo Lillo. Ma che stai dicendo? Che fingono l'orgasmo quando fanno... È possibile, sì. Sì, adios! Perché a tutte le donne è capitato di fingere? E secondo te io non so riconoscere la differenza? No. Allora metti un po' nel ghiaccio, lo fai un po' che si raffredda e prende colore. Io ti dico che sei ridicola. Molto sexy. Quello che ha preso lei. Hai cagato?